Grazie. Francesco mi ha detto tutto. La vostra famiglia non ha nulla da temere. E poi non è detto che le leggi razziali passino, no? Ha capito di cosa stiamo parlando, signor Orsini? Di suo figlio. È che non avrei mai dovuto regalargliela tutto lì. Questo lo penso anch'io. Che sta succedendo? I medici, vi hanno detto qualcosa? Sì, certo, che si tratta di una prima diagnosi, che non c'è nulla di definitivo, che ci sono ancora degli esami specialistici da fare e che poi bisognerà adottare la terapia migliore. Terapie? Terapie per cosa? Io sto bene. Enrico, non devi allarmarti. Io e la mamma faremo qualsiasi cosa. Comunque, è da tempo che se n'è andato. Prima Padova, poi Venezia. A Venezia non c'è. Io ne so meno di voi. Ormai è passato troppo tempo dall'ultima volta che l'ho visto qui a Castelfranco. Ma se appena gliel'abbiamo comprato lo ha perso. Deve capire il valore del denaro. Anche l'assistente sociale è d'accordo. Beh, veniamo in caserma, così ci togliamo ogni dubbio. Il punto è questo. Manuele è scappato. Libero. Beh, avete diritto alle vostre illusioni. Andate in Santa Croce, poi girate a sinistra, in fondo alla via, nell'ultima abitazione, troverete chi cercate. Perché dovrei fidarmi di voi? Perché non avete altra possibilità e perché siete incosciente e audace, temo. Me la fai vedere questa cosa brutta che l'uomo cattivo ha nascosto? No. Come no? No, perché io... Sì? Buttare le mani. Non sai, ragazzina, che tu mi hai salvato. Tu hai salvato la mamma, hai salvato questa nave. Questa è l'ultima zampata. Colasanti ha perso. Non cacceranno più Mariani e per far entrare la roba dovrà trovare un altro sistema. Ma che ne so io se è viva o morta? Io non lo so, non me la ricordo nemmeno. E se fosse viva? E se fosse soltanto un modo per spillarmi quattrini? A me poi in questa situazione, ma ti rendi conto? Ma dai. Apri le celle, accompagniamo Guarnieri e Ragno allo spogliatoio e poi facciamo ritorno. Ma che dici? Sai che non posso, no? Tira fuori le palle e faccio uscire Sasso, sennò qui dentro succede un macello. E ce la fa a darmi una sistematina? Quanto tempo ho per tagliare? Il tempo che ci mette un chihuahua a cadere da uno scalino? Adesso sono 3:30. E lei la popata delle 4? Dunque, vediamo, fino alle 7 le va bene? Ma chi se l'aspettava? 3:30, ma la meraviglia! Eh sì, perché adesso passo un attimo in ufficio, poi vado dal notaio, se è aperta l'assicurazione faccio un salto anche lì, poi porto a lavare la macchina, vado a prendere mio figlio a tennis, porto fuori il cane e arrivo. Scusi, ma quando glieli taglio i capelli? Ma io glieli lascio. A proposito, nella tua posizione, Francesco, la tua fedeltà al regime risalterebbe meglio se ti distinguessi per, diciamo, una donazione. Magari ai nostri Balilla. Ma certo. Beh, direi che potrebbe bastare. Francesco? Ah, Politi. Buongiorno, Elena. Grazie per la serata.